intervenire. Alle 14.20 torniamo a seguire a Venezia il vertice del MED5 presieduto dalla ministra Luciana Lamorgese, questa seconda giornata insieme agli omologhi di Spagna, Grecia, Malta e Cipro. Andiamo allora a collegarci per questo vertice in diretta. Per noi c'è Andrea Rossini, questione dei flussi migratori in primo piano per studiare una nuova politica europea proprio su questo tema. A te, Andrea. Sì, si è conclusa da poco la conferenza stampa dei ministri degli interni di Italia, Grecia, Spagna, Malta e Cipro, condotta dalla ministra Luciana Lamorgese. Una conferenza stampa che fondamentalmente ha messo in scena una rappresentazione di unità tra i paesi del Mediterraneo nel chiedere un patto europeo su immigrazione e asilo, un patto il cui cardine deve essere, ha detto Lamorgese, l'equilibrio tra responsabilità e solidarietà. La solidarietà mostrata di fronte alla crisi ucraina, ha detto il ministro, deve essere estesa ai profughi che fuggono da altre guerre o situazioni di rischio, come quella che sta provocando la chiusura dei porti sul Mar Nero. C'è il rischio concreto di una grave crisi alimentare. I paesi più esposti ai flussi migratori non devono essere lasciati soli, ma sentiamo la ministra. Abbiamo potuto confermare alle due presidenze il nostro supporto ad un approccio graduale, step by step, sul negoziato per il patto europeo su migrazione e asilo. Siamo convinti, infatti, come Italia, Cipro, Grecia, Malta e Spagna, che questo sia il metodo migliore per ricercare soluzioni equilibrate tra la responsabilità e la necessaria solidarietà che gli altri membri sono chiamati a dimostrare. Ecco, dopo Lamorgese sono intervenuti i ministri degli altri paesi. Il ministro degli interni greco ha chiesto la creazione di un comune spazio europeo di protezione dei rifugiati con l'abolizione delle frontiere interne e ha aggiunto: non possiamo lasciare che siano i trafficanti a decidere chi ha diritto di entrare in Europa. Mentre il collega di Cipro è tornato sulla questione della solidarietà, chiarendo che questa solidarietà degli altri paesi europei non può essere volontaria. Ecco, Lamorgese ha parlato anche del decreto flussi, ci stiamo lavorando, ha detto, è possibile che i numeri siano superiori ai 70.000 previsti da quello dello scorso anno. Da Venezia è tutto a voi. Grazie, ringraziamo il nostro inviato.